Ciao, io sono Romina. Vuoi giocare con me? Nel filmato, la bambina indossa un pantalone di velluto beige a zampa di elefante e una magliettina bianca sotto a un piccolo gilet verde scuro. Avrà 6 anni, 6 anni e mezzo, non di più. Cammina spedita sul viale, poi, quando lo vede, cambia direzione all'improvviso e gli si piazza davanti. Il bimbo, più o meno della stessa età, è invece seduto al bordo del marciapiede, le mani in grembo. Lo si vede solo di tre quarti, jeans, giubbotto scuro, forse blu, le scarpe da ginnastica. Il bimbo alza il viso e guarda quella piccola così audace che gli chiede: «Ciao, come ti chiami?» Può darsi che le risponda. Non lo sappiamo perché il filmino a colori è muto. Pure della piccola non è ovviamente possibile ascoltare tutte le parole, le si possono soltanto indovinare, tentando di leggere le sue labbra. Magari a questo punto sono io che sovrappongo i ricordi alle immagini e tento di rammendare frasi che forse in realtà non ho mai detto. Ma potrei averlo fatto, perché io ero una bambina così socievole, spensierata, solare, curiosa e sicuramente piena di vita. Ma senza esagerare. Mi piaceva giocare con tutti, bambini, cani, gatti, altri animali. Che male c'era? Eravamo bambini. E i bambini si divertono tra loro. Cari amici di Osimo Web, ben ritrovati a questa nuova puntata di Momenti sulla carta, scrittori, scrittrici e altri personaggi della cultura e altro del nostro territorio. Oggi abbiamo con noi Romina Scaloni di Agugliano. Ciao, salve a tutti quanti e voi. Benvenuta. Grazie, grazie a voi che mi avete ospitato. È sempre un piacere avere degli autori del posto, no? Qui nei comuni limitrofi. Vogliamo valorizzare, no, i libri, le storie, soprattutto in questo caso la storia di vita, perché parliamo di questo libro che si intitola proprio 4 maggio 2018, sottotitolo La mia storia con l'untore. E quindi per chi ricorda un po' Promessi Sposi, non so se vogliamo ricordare la figura dell'untore e cosa faceva a quei tempi. Sì, praticamente non faceva altro che andare a impestare le persone in giro, e pur sapendo e essendo consapevole che stava facendo del male. Quindi queste. Diffondevano la peste, e quindi la peste del 2000 è stata diffusa anche da una persona di cui parleremo, ma prima di tutto, per chi non conosce Romina, diamo qualche informazione biografica. Romina Scaloni nasce ad Ancona il 25 giugno 1971, inguaribile sognatrice, credente e devota alla Bibbia, allo stesso modo crede nell'amore e nell'immenso potere dell'universo, nella spiritualità e nel potere mentale e fisico dell'essere umano. È dedita al duro lavoro su se stessa per rendersi consapevole di ogni cosa e poter così evolvere. Ama l'arte, la musica, il canto, sebbene non abbia mai sfruttato appieno questo talento. Istintiva e incline al senso della giustizia, non ha titoli di studio se non la terza media, ma la lettura, gli aiuti da persone competenti e la vita non hanno mai smesso di insegnarle cosa significhi esistere, guidandola nella conoscenza del bene e del male. E quindi parliamo di questo libro, 4 maggio 2018. A volte nelle storie leggiamo l'avvertenza, qualunque nome di personaggi, storia o luogo narrato sono frutto della fantasia dell'autore, ogni coincidenza puramente casuale, invece questa volta parliamo proprio di una storia Una vera. storia vera, sì, verissima. Una storia vera che è successa nel 2018 e il libro appunto si intitola 4 maggio 2018, che perché è il giorno in cui la mia vita è cambiata totalmente e da lì ho passato, diciamo, io dico sempre che ho passato
una premorte, no? Ho capito che la vita non è scontata e che è un soffio che può, ecco, volare via in qualsiasi momento. Quel giorno io poi ero rimasta indietro, quel giorno parla della mia trasformazione. E è un giorno praticamente che il mio ex fidanzato, due o tre mesi prima all'incirca, consapevole di essere sieropositivo e non in cura, perché questo è molto importante dirlo, perché chi si cura non contagia, quindi è importante dire che lui consapevolmente sapeva di essere sieropositivo e non si curava, mi ha omesso per 12 anni questa sua patologia. E il 4 maggio, tramite un messaggio della cognata, grazie a quel messaggio, ringrazio oggi, riesco a ringraziare quel messaggio, una volta, qualche anno fa, non ancora, ho potuto, ecco, prendere in tempo questa patologia, prendere in tempo limite, perché io con lui ci sono stata tre mesi, ma è stati talmente amplificati che sono, per me erano tre anni, sono come fossero stati tre anni. Quindi possiamo parlare di una persona insospettabile. Insospettabile, sì, viso d'angelo, certo. Apparentemente colta, sì, anche. Sì, sì, colta, intelligente, purtroppo. Che però colto. Nascondeva in sé un'arma micidiale, sì. E andava in giro ad usarla. Andava in giro ad usarla, e poi dalle indagini sono venute fuori anche tantissime persone, e tra cui poi c'erano coinvolti anche degli uomini, ma io ovviamente ero inconsapevole. E quindi, ecco, questa è stata la mia, il 4 maggio 2018 è stata la mia fine. Per fortuna oggi, ringraziando alla cura, insomma, che ha fatto un'evoluzione straordinaria, e come dicevamo prima, si può vivere, si vive dignitosamente, e chi si cura non trasmette il virus, e si può fare una vita, ecco, normale, fare figli, sposarsi anche con un siero negativo, anche se con una persona sana. Ma questo non toglie assolutamente il trauma violento, il tradimento e quello che mi è stato fatto. Siamo di fronte quindi a una personalità molto malata, diciamo, no? Nel senso narcisista, molto... Sì. Narcisista, perché sicuramente, manipolatore. Non volerlo usare, no? Il termine malato non vuoi proprio usarlo, perché in realtà era una cosa voluta. Perché dalle indagini, da tutto quello che è emerso, è stato appurato assolutamente che lui era lucido, sapeva benissimo quello che stava facendo, e sapeva benissimo in 12 anni quello che ha fatto poi nel corso degli anni a tante persone, quindi premeditatamente, perché... Ricordiamo la figura di Giovanna Gorini, che era una tua amica che è morta per questa... Sì, Giovanna era del mio stesso paese, lei era 13 anni più piccola di me, la conoscevo perché poi in un paese di 5.000 abitanti, io sono di Agugliano, ovviamente ci si conosce tutti. La mamma di Giovanna era amica di mia mamma, ovviamente era, perché anche loro sapevano e hanno, insomma, sono stati ben attenti a non dirmi nulla, a non avvisarmi che questa persona, sapendo chi era il carnefice della loro figlia, a non avvisarmi che questa persona era un demonio travestito da angelo. Quindi Giovanna purtroppo è deceduta per cause concatenanti alla HIV, che era entrata in AIDS, ma è stata plagiata, lei non è riuscita a combattere Claudio Pinti, perché è stata plagiata, denigrata, deufradata dell'anima, praticamente uccisa, seppur in vita, da un uomo con una potenza mentale non indifferente. Un uomo e tutta la catena che avvolgeva di omertà. Non vorrei neanche chiamarlo uomo, come l'essere. Un essere. Un essere circondato anche da tutta una serie di personaggi omertosi, cioè come fosse tipo un mafioso che non vuole, sì, farsi trovare. Sì, perché sapeva solo i suoi genitori e i genitori di Giovanna. I genitori, io le prove le ho della mamma, non posso dire della sorella e del papà, ma del padre, ma ovviamente a me, in una famiglia, io di solito parlo, quindi se c'è un problema dopo di un po' viene fuori. Poi se si tratta di una figlia, di una sorella, ovviamente io penso che
E comunque sì, sapevano e purtroppo non mi hanno detto niente. Potevano salvare la vita a me, la salute, ecco, la vita. Per fortuna me l'ha salvata un messaggio, e però poteva anche essere, ci poteva essere anche poteva esserci anche Giovanna, insomma, secondo me, oggi qui. Ma invece all'epoca ti eri un po' lasciata trasportare dall'entusiasmo, anche dall'amore, questa attrazione che hai avuto per questa persona, magari non ti sei accorta forse se ci sono stati degli avvisi, dei segnali. E oggi puoi dire che ci sono stati, magari ci potrebbero essere dei segnali per individuare una persona simile, perché come lui ce ne saranno anche altri. Ce ne sono troppi. Troppi, e purtroppo bisogna che la legge qua deve fare qualcosa, perché è un'arma. Allora, io, scusami, questo ci tenevo a dirlo, poi riprendo. Io dico sempre che è come un po' avvelenare con un liquido, no? Quelle che si sono sentite, dei casi che moglie o marito avvelena uno l'altro con delle gocce dentro il bicchiere, questo non è dentro una boccettina, ma ce l'hai dentro il corpo. Se non ti curi e sei consapevole di averlo, e anche se hai puoi avere anche una forma di negazionismo, ma ovviamente non puoi decidere per la vita altrui, non puoi togliere la libertà di scelta ad un'altra persona. Quindi tu sei assolutamente lucido e sai benissimo quello che stai facendo. Puoi pensarla come vuoi, ma non puoi pensare che dall'altra parte la pensino come te, no? Quindi cosa potresti consigliare magari a chi in questo momento sta rischiando, senza saperlo, di essere a contatto con un simile untore, magari un'altra volta? Allora, ritornando infatti, perché poi mi sono persa, allora, l'intuito. Io dico sempre che l'intuito è la nostra voce, la nostra anima che ci avvisa su ogni cosa. E quando sentiamo qualcosa che non va, che non ci rende, che non ci fa stare bene, faccio un esempio: se si sta con una compagna o con un compagno e si passa una giornata felice, fuori ci si diverte, si ride, si scherza, e poi si ritorna a casa e si sente quel vuoto, quella stranezza, quel senso di ma come mai, no? Non diamoci la colpa a noi, perché di solito tendiamo a darci noi la colpa. Ma sono io, sono troppo esagerato o esagerata, non mi accontento mai. No, quello è l'intuito che ci sta avvisando che c'è qualcosa che non va. Poi non ci dobbiamo chiedere cosa. Noi tendiamo anche a chiederci chissà cos'è, ma perché andare a indagare, no. È una persona che non può essere parte della nostra vita. Qual sesto senso. Sì, è un sì, e l'intuito a me ha sempre avvisato. Sempre, io lo dico anche nel libro, lo dico a tutti, mi ha sempre detto che in quella persona c'era qualcosa che non andava, però ecco, non riuscivo a dargli un volto, non potevo immaginare una cosa del genere, no. Riguardo invece la malattia, stiamo parlando ovviamente dell'AIDS, abbiamo detto. L'HIV. L'HIV, esatto, perché appunto questo è un tema che è importante specificare, perché anche io prima di conoscere questa storia facevo un po' confusione. Ci puoi spiegare la differenza tra AIDS e HIV? Allora, l'HIV è l'immunodeficienza umana. L'AIDS è l'immunodeficienza acquisita, praticamente acquisita da un HIV non curata. Patologie, praticamente io non sono un dottore, spiego come me l'hanno spiegato. Anche in termini magari semplici per... Sì, praticamente se tu non curi, il virus dell'HIV non è altro che un virus che si va a replicare nelle difese immunitarie, nelle nostre difese immunitarie, che ci protegge da tutti gli eventi, no, esterni, dalle malattie, da tutto. E ovviamente se questo virus tu non lo blocchi, perché gli antiretrovirali non fa altro che bloccare la replicazione del virus, e quindi bloccandolo non si guarisce, ma si tiene a bada, è fermo, cioè non va avanti. Quindi bisogna prendere queste medicine, una medicina, una pasticca tutti i giorni per tutta la vita. Questo che comunque si cura l'AIDS oggi, cioè, quindi si diventa cura. HIV. L'HIV si cura e non diventa AIDS. Perché una volta che è diventato non si cura più. No, si può, allora, si può curare anche se si è in AIDS, cioè uno si accorge tardi, perché capita che ti accorgi tardi. E questo è un argomento che io vorrei anche dire. Allora, capita che ti accorgi tardi, e se non ti lascia patologie evidenti agli occhi, cioè fisici, ovviamente
comunque puoi ritornare anche a una viremia non rilevata, perché con una viremia non rilevata, grazie agli antiretrovirali, tu non contagi. Ci vuole più tempo, ovviamente, perché tanto è normale. Però se ti è venuto nel mentre una paralisi o una malattia che possa essere anche un tumore, ovviamente quello non te lo va, non ti va via, devi curare anche, cioè o ti rimane o se è un tumore devi curare anche il tumore. Questa è una cosa tecnica che non voglio entrare in merito perché non è la mia competenza. Però io vorrei dire una cosa, scusa Dani, ma questo ci tengo tantissimo. Io chiedo se è possibile a tutti i dottori, di qualsiasi professione, che quando ci sono delle patologie che possono rientrare nella patologia dell'HIV, della sieropositività, che venga detto al paziente di fare un test, perché questo non lo fanno. La privacy. No, non lo fanno perché non ci pensano, perché la privacy non c'entra niente, puoi chiederlo al paziente, ti consiglio di fare un test dell'HIV. Paziente che poi decide. Poi hai detto che c'è stato a volte qualche problema, che anche la privacy in alcuni casi ha ostacolato. La privacy a me ha rovinato la vita in questo senso qua, perché se una persona, se un soggetto come Claudio Pinti, sapendo all'ospedale tutti i medici, i dottori, chi era, avendolo visto in azione, sapendo chi era Giovanna, è stata ricoverata dove sono stata ricoverata io, nello stesso reparto nelle malattie infettive dell'ospedale di Torrette. Se i dottori sapevano benissimo che Giovanna non la faceva curare lui, sapeva benissimo che soggetto era lui, sapevano benissimo che era pericoloso, ma purtroppo non possono fare niente per la privacy, perché altrimenti rischiano che vengano radiati dall'albo. Ma questo non va bene, perché un conto è se è una cosa mia, è mia. Un conto se sai che c'è un soggetto pericoloso che fa del male, come ha fatto del male a Giovanna, e se non lo ferma nessuno, ovviamente questa persona infatti è andata avanti, perché lui lo sapeva già da prima, l'ospedale lo sapeva, è da tanti anni lui inizialmente faceva nelle indagini, cioè negli atti ci sono le analisi, lui andava a fare le analisi senza curarsi, per dimostrare, voleva dimostrare che le analisi andavano bene, che lui era in perfetta forma, voleva dimostrare ai dottori, tu pensa, che lui anche non curandosi stava bene. No, se non ti curi sei destinata a morire. Questo è un dato di fatto. Quando ero, diciamo, bambino, si parlava moltissimo di due tematiche, che erano l'AIDS, appunto, HIV, e la droga. Erano due temi con cui siamo cresciuti, con la paura, il terrore, la droga, le siringhe. Sì, una AIDS. Volta sì. Invece, negli ultimi tempi, adesso con il tuo caso è esploso molto questo parlare anche di questa malattia, però mi ha dato l'impressione che prima del tuo caso invece c'eravamo un po' tutti dimenticati di questa malattia. È possibile che non se ne parlasse? Sì, io sono la prima, ero rimasta Freddie Mercury, cioè ero rimasta proprio, che io quando ho saputo, dopo dal messaggio che poi dalla telefonata con la cognata di Claudio Pinti, ho saputo che lui era sieropositivo, io ho pensato che la mia vita avesse una data di scadenza, nel senso che non sapevo dell'evoluzione delle cure, non sapevo, e poi ecco, dopo quando me l'hanno spiegata, però ecco, diciamo che non se ne parla sufficientemente, non se ne parla più, bisogna parlarne, bisogna anche dire, perché l'80% delle persone non sa che chi si cura non è contagioso. Quindi, a prescindere da questo, comunque c'è solo due modi di contagio: trasfusione di sangue col sangue, ma non una feritina, no? E liquidi seminali. Basta, stop. Non è nella saliva, come ha detto il mio primario delle malattie infettive, non è nella saliva, non è nel sudore e non sono nelle lacrime. Il virus non c'è, è solo il metodo di trasmissione, solo in questi due casi. Ma con le cure, chi si cura non è contagioso. Quindi non dovete proprio, ecco, io dico sempre, io ho dovuto perdonare la mia ignoranza. E quindi hai avuto anche il coraggio di, tra virgolette, autodenunciarti, cioè di far sapere a tutti della tua malattia senza tenerla nascosta. Sì, no, non ho mai avuto problemi. Hai subito mai qualche discriminazione per questa? Allora, no. Io non ho mai, cioè, non ho trovato differenze negli abbracci, non ho trovato differenze in nessun ambito. Può esserci, cioè, ho potuto intuire da qualche volta un abbraccio diverso, ma essendo stata anch'io dall'altra parte,
non rimango male, lo capisco, perché capisco, come quando anch'io ero ignorante, che non sapendo come funziona una persona ha paura. E allora io consiglio sempre, visto che mi sono dovuta perdonare, ho dovuto perdonare la mia ignoranza, consiglio di informarsi, perché l'informazione è importante, soprattutto quando riguarda su cose che riguardano tutti, perché poi il sesso è una cosa che riguarda tutti, no? Tutti noi. Prima di arrivare qui a Osimo Web, sei stata anche in altre televisioni, anche nazionali, come Rai 1, Porta a Porta, dei servizi al TG5, Le Iene, Mediaset, Vera TV. E volevo chiederti, il pubblico che certamente in massa, insomma, ha conosciuto la tua storia, come ha reagito? Come, diciamo, verso di te ha avuto? Mi hanno avvolto tanto, con calore, sono stati fantastici. Io, diciamo che ho preso, dicono che sono stata forte e tante volte non mi ci sentivo, però anche loro, anche le persone che mi hanno avvolto, mi hanno aiutato tantissimo. Mi hanno scritto da tutta Italia, ogni tanto mi scrivono ancora. Io sto facendo il possibile per non far dimenticare questa storia, questo libro, e anche per questo, perché oltre per divulgare, per informare, per far capire come funziona oggi questa patologia, e anche per non far dimenticare questa storia, perché purtroppo quegli anni poi la gente si dimentica, e questo non si deve fare, non voglio che avvenga, ma non per me, innanzitutto per far ricordare chi è lui, perché lui adesso ha ancora 10 anni da scontare, ma ecco, non lo so quando uscirà, quindi bisogna ricordarsi chi era e chi è e chi sarà, perché è importante. In più anche mettere in guardia sugli altri, mettere Claudio in guardia Pinti, che ci sugli sono in altri, giro. Sì, ma soprattutto anche per aiutare, e dico sempre denunciate. È vero che si ha paura di mettersi nelle spese, perché anche questo ci sarebbe una miriade di cose da dire dietro a questa cosa. È vero che si ha paura di retroscena, insomma, ma no, non ci sono, non c'è nessun retroscena, non ti abbandonano, non sei mai sola, non ci si deve vergognare, questa è una patologia, sei sieropositivo, c'è chi ha il diabete, c'è chi, una volta ci si moriva, oggi non si muore più, si deve raccontare assolutamente per arrivare alle persone e per far sì che questa patologia venga vista come una patologia, non come una cosa che assolutamente non si deve dire, no, perché anche per quello che a me non hanno detto niente. Invece la spiritualità quanto ti ha aiutato? Tanto, io sono molto spirituale, io credo in tutto, però sono anche tanto spirituale, credo nell'universo, nella forza della mente, nel quel che si semina si raccoglie, infatti ci credo molto e ci voglio credere, perché è importante. E poi io non mi sono mai sentita sola in questo, come dico sempre, anche nel libro lo dico, ho attraversato l'inferno a piedi scalzi, non lo auguro a nessuno, è una violenza, perché di violenze ce ne sono tanti tipi, no? E anche questa è una violenza, ancora ci sto lavorando. E ovviamente mi dicono che devo fare un po' i conti un po' per tutta la vita, devo solo cercare di tenergli un po' le redini quando prende parte magari in quella fase di buio. Però ecco, il credere e non sentirmi mai sola, ma proprio io spiritualmente non mi sono sentita sola, e non è che lo dico perché sono, no, proprio perché io sentivo che non ero sola, e mi hanno aiutato tanto. Altri progetti legati al libro? Hai qualche altra presentazione? Allora, per il momento l'ultima l'ho fatta in un piccolo paese da Pecchio, adesso ce ne sono 2 in ballo, ma non dico dove, perché ancora non sono sicura. E spero che ce ne saranno sempre, perché per me è un piacere. E poi ecco, questo libro serve ai grandi, non c'è età, ai giovani, alle persone di mezza età e anche alle persone grandi, perché ho sentito anche tante storie di tanti genitori che quando un figlio prende questa malattia lo emargina. E questo non deve succedere, perché può capitare a chiunque, questo
è un messaggio importantissimo, può capitare a chiunque. E noi vi ricordiamo 4 maggio 2018 di Romina Scaloni. Dove possiamo trovarlo questo libro? Allora, su Amazon tranquillamente, su online, tramite online, sempre online, perché ovviamente ancora non sono nessuno, quindi non lo trovate nelle librerie, però Mondadori, Feltrinelli, Street Lab, non so mai come si dice, e la piattaforma dove poi, ecco, mi ci sono appoggiata io, e niente, in questi posti qua. E questo è il momento più atteso, il momento del cofanetto dei piccoli consigli. Romina ci prenderà un bigliettino. Vediamo di quale ospite passato sarà. Poi anche tu ci porterai il tuo messaggio. Sì, con molto piacere. Scusate l'emozione, oggi sono più emozionata del solito. Leggere un romanzo, un libro, significa entrare nella storia di altri, che ci aiuta a comprendere meglio la nostra storia. Maria Lampa. Maria Lampa, quindi proprio l'ospite della trasmissione scorsa. Salutiamo Maria Lampa con i suoi tanti progetti. Bello, bellissimo. Quindi puoi tenerlo, questo è grazie, un omaggio. Grazie. Non so se vuoi salutare qualcuno in chiusura. Io saluto tutte le persone che mi vogliono bene, tutte le persone che mi seguono e che mi hanno sempre sostenuta. Te, Daniele, grazie tantissimo, Osimo Web, e persone insomma che a me danno tanta forza, tanto coraggio e la voglia di non mollare. grazie a tutti. E grazie a te, Romina Scaloni di Agugliano, grazie per questa tua partecipazione. Noi vi salutiamo da Osimo Web, soprattutto vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella, mettere mi piace, diciamo attivarsi attivamente come pubblico, no? Partecipate, fateci conoscere le vostre opinioni e vi salutiamo quindi con Romina Scaloni, Daniele Trucchia, a Momenti sulla Carta. Ci vediamo alla prossima puntata.